Facciamo insieme il Centro Giacometti, evento pubblico a stampa il 29 maggio 2010. Stampa, un paesino di montagna nel territorio sud-orientale delle Alpi svizzere, è la patria della famiglia di artisti Giacometti. Qui sono cresciuti Giovanni, Alberto e Augusto Giacometti. Qui hanno prodotto opere importanti. Per tutta la vita sono rimasti legati al loro luogo natio. Nel 2016 si aprirà a stampa il Centro Giacometti dedicato agli artisti. La progettazione e la realizzazione del centro per visitatori sono operazioni complesse e multiformi che richiedono la collaborazione di numerosi specialisti nel campo della storia dell'arte, della ricerca culturale, della scienza del paesaggio e della museologia. Anche il coinvolgimento della popolazione della Bregaglia è un presupposto importante per il successo del progetto. Il 29 maggio 2010, nell'edificio scolastico Samarovana Stampa, ha avuto luogo un evento pubblico. La manifestazione portava il nome Facciamo insieme il Centro Giacometti. Vi hanno partecipato più di 80 persone. Un mix interessante di valligiani, commercianti, politici e appassionati d'arte che per 4 ore ha affrontato questo tema in brevi relazioni e workshop. Si trattava di raccogliere idee su come presentare la vita e l'opera della più famosa famiglia di artisti della Bregaglia nel nuovo centro per visitatori. L'evento ha offerto alla popolazione valligiana l'opportunità di proporre le proprie idee e di fare domande. Secondo il sindaco del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, è tempo di creare qualcosa di nuovo, di realizzare un centro per visitatori che possa soddisfare le esigenze degli ospiti che vengono in Bregaglia proprio per conoscere i luoghi dove sono nati e cresciuti i nostri artisti e dove hanno trovato l'ispirazione per le loro opere. Per Ulf Küster, curatore della Fondazione Baieler di Basilea, la Bregaglia è ricca di luoghi che hanno un'aura particolare, come per esempio il cimitero. Il pubblico internazionale sarebbe inoltre entusiasta di poter vedere l'atelier dove sono state create le opere di Giovanni e Alberto. Citando Ulf Küster, tutto quello che rende così famoso Alberto Giacometti e che più lo caratterizza deve essere visto sotto l'ottica della sua origine bregagliotta. Lorenzo Zanetti, dell'Ufficio per l'Economia e il Turismo dei Grigioni, ritiene possibile che un centro Giacometti assuma il ruolo di un faro in grado di irradiare la luce oltre i confini regionali. Il nome Giacometti rappresenta un marchio conosciuto a livello mondiale che attira la gente. Questo nome ha un potenziale di sviluppo. Nel modo giusto e adeguato, questo nome può essere sfruttato ottimamente. Dopo le relazioni, i gruppi di lavoro hanno discusso la questione di quali siano gli aspetti fondamentali affinché il Centro Giacometti possa sviluppare un carattere forte e autonomo. I relatori hanno presentato nel forum i punti più importanti. L'associazione Amici del Centro Giacometti
ha preparato una bozza del progetto e il presidente Marco Giacometti ha presentato la prima idea per il centro. Questa prevede di creare un percorso che coinvolge delle stalle oggi vuote che si trovano a Stampa, come anche l'atelier. Non saranno presentate opere d'arte. L'esposizione avrà più che altro il carattere multimediale di una messa in scena moderna, attraente e interattiva. La manifestazione è stata una pietra miliare importante per il progetto. Il largo consenso emerso durante la giornata informativa ha incoraggiato gli inizianti nelle loro intenzioni. Il lavoro di progettazione proseguirà in stretta collaborazione con esperti esterni e con la popolazione della Bregaglia. Gruppi di lavoro nei quali saranno invitati anche i Bregagliotti approfondiranno i vari aspetti del progetto.